Ciao a tutte, finalmente vi parlo del primo importante argomento che voglio trattare in questi video e comunque l'argomento principale del mio blog, che sono appunto le forme del corpo. Io ho scelto 5 forme del corpo da trattare, ci sono varie teorie a riguardo, c'è chi ne ha addirittura selezionate 12, chi ne usa solo 4, chi le chiama solo coi frutti, c'è perfino qualcuno che si è deciso di inventarsi di chiamarle come i pittori dipingevano le varie forme. E in realtà io ho scelto queste 5 perché sono quelle che più si avvicinano al panorama italiano delle varie tipologie di forma. Ovviamente appunto queste 5 non me le sono inventate, però tutte le variazioni che poi vedrete in seguito invece sono, diciamo, frutto della mia esperienza sul campo e sulla consulenza di varie tipologie di donne. Dall'immagine che vedete sono disegnate le 5 forme del corpo di cui vi parlerò in questo video e nei video a seguire. Sono appunto la donna pera o donna a triangolo invertito, la donna rettangolo, la donna clessidra e la donna cerchio, detta anche donna mela. Dall'immagine potete anche vedere proprio come queste forme si caratterizzano da, diciamo, caratteristiche appunto evidenti. La pera, che è la prima, la triangolo, che poi è anche la mia forma del corpo, ha una sproporzione visiva che si nota immediatamente e ha quindi i fianchi più larghi del busto e ha il punto di forza suo è la vita sottile. Ci sono varie donne famose che hanno questa forma del corpo, per esempio la famosissima Jennifer Lopez e anche Zooey Deschanel. Questa forma diciamo che è una delle più diffuse in Italia. Poi c'è la donna a triangolo invertito che invece ha la stessa sproporzione, però ce l'ha all'incontrario, quindi ha torace più ampio, seno più rompente, fianchi piccoli e gambe snelle. È una forma abbastanza tipica delle nuotatrici, alcune con più o meno seno, e della modella Elle Macpherson. La forma invece diciamo più conosciuta, si può dire, è la forma rettangolo, è quella a cui si ispirano gli stilisti e di cui vediamo molto spesso in giro, a cui tra virgolette tutte aspiriamo, ecco. E la forma rettangolo, come vedete dall'immagine, è priva di curve, quindi è dritta ed è slanciata, e ovviamente è un punto a suo favore, però non ha le curve tipiche della femminilità. Un esempio evidente è Gwyneth Paltrow, ma anche l'attrice Keira Knightley. Poi c'è invece l'altra forma tipicamente italiana, che è la donna clessidra, quindi una donna morbida con tante curve, ma comunque che mantiene un punto vita segnato, anche quando ingrassa, per esempio. Per esempio la famosa Sophia Loren, ma anche la più, diciamo, evidente Christina Hendricks, di famosa attrice per Mad Men. L'ultima forma è la donna mela o donna cerchio. Spesso si fraintende e si pensa che questa sia la donna grassa, e non è per niente così, nel senso che ogni forma ingrassa e ingrassa in modo diverso. La donna mela è comunque, anche quando è magra, priva di punto vita evidente, ma ha le gambe slanciate. Un esempio è Drew Barrymore, ma anche l'attrice molto, diciamo, fotografata, Melanie Häkerman. Prima però, diciamo, di approfondire queste forme del corpo e parlarne un po' più dal punto di vista degli abiti, da quello che li dona, e prima anche di capire come riconoscersi in ciascuna forma del corpo, vorrei però spiegarvi a cosa servono praticamente. Si può, diciamo, pensare di primo acchito che servano appunto per incasellarsi e capire così quali sono gli abiti che ci donano e quali dobbiamo assolutamente scartare. Sicuramente a questo servono e questo è un argomento che tratteremo molto, però non è solo questo, non ci si può fermare solo a questo. Quello che servono molto di più si tratta appunto dell'accettazione di noi stessi e del nostro corpo, perché si fa un passaggio proprio attraverso la conformazione fisica, cioè capendo che si ha una determinata conformazione fisica così, geneticamente comunque, si riesce ad accettare e a capire cosa valorizzare di se stessi. Per me è stato lo stesso il fatto che sono una donna pera. E molto spesso si pensa che appunto i fianchi larghi vadano assolutamente combattuti e la forma, ognuno pensa che la sua forma sia la più sfortunata.
In realtà, se il nostro corpo ha determinate caratteristiche, una determinata forma, non c'è niente di male, non c'è niente di bene, ogni forma ha i suoi lati positivi, e passare attraverso questa scoperta un po' di se stessi aiuta a diciamo impedirsi di voler assolutamente dimagrire, voler assolutamente stravolgere il nostro corpo, e piano piano accettarlo così com'è e fare in modo che ci piaccia così com'è, valorizzarlo e renderlo bello per come è adesso, non per come poi, quando sarà, quando saremo dimagrite, quegli ipotetici 3-10 kg che vogliamo perdere. L'altra cosa a cui servono, è molto importante, è capire che non ci sono abiti che stanno bene a tutte, e non tutti gli abiti devono starvi bene. Ogni forma del corpo ha gli abiti che stanno più o meno bene. Molto spesso si pensa che tutte le persone che quando sono magre possono indossare qualsiasi vestito, quindi allora io voglio dimagrire di modo da potermi permettere qualsiasi abito. In realtà non è vero, prima perché anche dimagrendo la conformazione fisica rimane. Per esempio, io mi riferisco sempre a me, la donna pera che ha i fianchi larghi anche di ossatura, quindi rimarranno sempre tali, potrà un minimo scendere, un minimo ridistribuire le proporzioni, ma non tanto con il peso quanto più con gli abiti giusti. E quindi scoprire che se c'è un abito che proprio non vi sta bene, non è colpa vostra, del vostro fisico che ha troppo grasso, troppo seno, spalle troppo piccole, spalle troppo grandi, eccetera, ma è proprio una questione dell'abito. Ci sarà un altro abito che vi dona. Anche al rettangolo, che sono comunque la forma diciamo più cui tendiamo tutte, a cui aspiriamo tra virgolette, o aspiriamo prima o poi di accettare il nostro corpo, ha comunque degli abiti che le stanno peggio di altri e ha abiti che invece la valorizzano. E quindi spero che attraverso questi video, oltre a una scoperta appunto di come imparare a vestirsi con cose che ci stanno bene, ci sia anche un po' una scoperta di come piacerci. Vi saluto, spero che il video sia stato interessante e di potervene mettere presto altri.